Buongiorno a tutti, qui è Alberto Piastrellini del notiziario Autodemolitori dalla 23esima edizione di Ecomondo. Sono in compagnia di Fabrizio Clerici, tecnico commerciale di Flex Bimec International SRL. Portate in fiera una nuova isola di bonifica, The Bay, The Pollution Bay. Ce ne puoi parlare brevemente? Sì, abbiamo finalmente quest'anno in fiera l'isola di bonifica che abbiamo studiato insieme alla Commissione Europea per velocizzare e migliorare il recupero dei liquidi dalle automobili. Qua abbiamo un impianto che ci permette di essere molto più performanti, molto più rapidi in sicurezza e rispettando molto di più l'ambiente. Riusciamo ad essere molto più attenti ai liquidi e non solo ai liquidi, quindi ai gas, alle plastiche e tutto il resto. Tutto viene smontato, recuperato e poi riavviato a riuso e non mandiamo niente in discarica e quindi riusciamo a valorizzare quasi il 99% della macchina. Quindi una macchina innovativa che riunisce in sé più funzioni che magari fino a poco tempo fa erano deputate ad altrettante attrezzature. Esatto, perfetto. Una macchina che è un sistema, un insieme che ci permette di lavorare su tutta la macchina portandola da un rifiuto a una risorsa, che è cosa fondamentale. La macchina non è più un rifiuto ma diventa una risorsa. E su questo penso che siamo tutti d'accordo. Le dolenti note arrivano quando uno tocca magari il tasto dell'investimento, ma una macchina del genere quanto costa? La macchina del genere costa un pochino più del resto, ma con le nuove forme di finanziamento e di noleggio a lungo termine e tutto il resto, riusciamo comunque a essere vincenti. Vincenti perché comunque lavorando meglio e avendo una maggiore valorizzazione dei prodotti finali si riesce anche a recuperare, a rientrare dell'investimento in maniera molto più veloce. E naturalmente la macchina immagino è disponibile in una sua conformazione, ma se un cliente decide magari di avere questo o quell'accorgimento in più o una personalizzazione, è possibile farlo? Ovviamente noi siamo famosi da 15 anni per essere personalizzabili in tutto e quindi ancora oggi riusciamo a fare una macchina personalizzabile, quindi rispettando sempre tutte le norme di legge riusciamo a darti una macchina che sia veramente cucita addosso, come un abito. Ecco, c'è un termine che caratterizza questa isola di bonifica che è LIFE. Certo, beh, LIFE, LIFE The Bay, perché comunque la macchina, ormai il futuro è verde e dobbiamo pensare alla vita di domani e quindi dobbiamo pensare a non inquinare, a cercare di valorizzare al massimo tutto quello che oggi o fino a ieri erano rifiuto. E quindi anche un veicolo a fine vita può essere, anzi il trattamento ecologico ed economicamente corretto dello smaltimento delle parti liquide, in questo caso di un veicolo a fine vita, ma non solo, perché qui vedo delle cesoie, vedo altre attrezzature che possono intervenire sullo smontaggio del veicolo, può essere un passo avanti verso la sostenibilità. Perfetto, esatto. Quindi abbiamo veramente quello che fa per tutti gli autodemolitori in Italia e in tutta Europa. Grazie Fabrizio e in bocca al lupo per la The Bay, The Pollution Bay. Arrivederci.